welcome to Campo Mutoid or Mutonia. I'm Suicide. I have lived here for 15 years. The camp has been here for 25 years. It was founded in 1990 by the Mutoid Waste Company, who were invited to Sant'Arcangelo for the theatre festival to do shows. The shows consist of installations, mechanical moving sculptures, fire, and everything is made out of scrap. Scrap metal, scrap plastics, the costumes are made out of scrap. Because of the success of the shows, Sant'Arcangelo invited the people, the Mutoid Waste Company, to stay here. And over the years, this place has developed from working as a group, the Mutoid Waste Company, to also working as individual artists. More artists have arrived, some have left. It's always changing. Sometimes the group work together or in small collaborations, but most of the time people work as individual artists. Each artist has their own plot, which consists of the house, the workshop. We've lived here 25 years, and we decided to celebrate this 25 years to open up our place to outside artists. And this is where we brought in the artist for Vertigo Truth. La vertigine è una distorsione di percezione sensoriale dell'individuo in cui si perde l'equilibrio in un movimento oscillatorio. Lo stesso accade quando qualcosa ci si rivela con la sua veridicità. Vertigo Truth è un gioco che fa oscillare nel paesaggio, dalla visione retinica a quella mentale e giù fino al cuore. Mi chiamo Allegra Corbo, sono un'artista di Ancona, presento a Mutonia insieme a Suicide questo progetto che si chiama Vertigo Truth. Presentiamo Vertigo Truth in occasione del riconoscimento ufficiale di Mutonia come parco sculture. Dopo anni di vita, diciamo in qualche modo illegale o comunque provvisoria, si è firmata una convenzione tra il Comune di Sant'Arcangelo e gli abitanti di Mutonia. Vertigo Truth è il primo progetto di collaborazione tra artisti esterni e Mutonia, come ospitalità di appunto residenze artistiche e progetti che arrivano da fuori ma che lavorano sul site specific. Vertigo Truth quindi è un'installazione pubblica di artisti internazionali che vengono a elaborare proprio questa visione e la riconsegnano al mondo, passando attraverso la verità di ognuno di noi nella sua intimità. Questo progetto è un progetto appunto di condivisione delle idee, dell'arte e del mondo. È anche un progetto di amicizia, autoprodotto, un progetto in cui tutti in qualche modo fanno volontariato, sia i mutoidi che gli artisti che presentiamo, che sono venuti. Vi invitiamo a venirci a trovare. Vertigo Truth inaugura il 10 luglio con un orario dalle 17 alle 22 durante i giorni del Festival Sant'Arcangelo dei Teatri, quindi dal 10 al 19 luglio, e poi saremo aperti tutta l'estate del 2015 durante il giorno. Vi aspettiamo. Vi invitiamo anche a contribuire a questo progetto se volete, supportandoci con una donazione sul link che trovate sul nostro Facebook Vertigo Truth. Grazie. Before opening my big mouth, I'd count from one to ten.